Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video di Nazome Levengo Galaxy Supernova. Siamo in un nuovo episodio delle Pyro Battles. Cominciamo subito con una nuova sfida. Ripartiamo anche con questa serie, dopo aver ripreso ieri quella di Yo-Kai Watch. Allora, prima di tutto vi dico la sfida che faremo oggi. Vi lascio anche qui il commento perché non sarà per niente semplice. Anzi, vi dico già che non ce la farò. Perché allora dovremo sfidare gli Extra Stars, che sono una squadra di livello 99. Vi dico tutti i requisiti, anche se magari li avrete già letti. Allora, dovremo fare 7 gol senza usare spiriti o tattiche, facendo tirare un po' tutti. Possesso palla dovremmo fare almeno 70%. Vabbè, questo è fattibile, però il resto no, perché? Potremmo usare sì i totem, ma niente Soul Strike. Quindi le Soul non potremmo utilizzarle. Nel senso, no, nel senso, aspetta. Potremmo usarle senza però le Soul Strike. Quindi solo un leggero potenziamento per le mosse speciali normali. Questa è la squadra che andremo a usare e adesso vi dico perché non ce la faremo. Perché in porta abbiamo JP. Vabbè, il portiere non è sempre un problema. Perché basta non farsi tirare. In difesa abbiamo Victor Piccolo, bambino. Mario è un bambino. E la sorella di Tescat, che non sono neanche tutti difensori. Come vedete, Victor è un attaccante, Arion è un centrocampista. L'unico difensore che abbiamo in questa squadra è la sorella di Tescat, perché gli altri di ruolo non sono difensori. Poi abbiamo Katora. Anche Tenzuru, cioè il giocatore già maximizzato tra Arion e Victor. Poi avremo Roleia Piccola, da bambina, Xin, Sol già maximizzato con Zugeliang, Riccardo maximizzato con Victor e Victor già maximizzato con Okita. In panchina abbiamo Janus, Dvalin e Vladimir Bambino. Quindi, come vedete, la squadra non è un granché, nel senso che non sono per niente potenziati. Io non so come farò a battere una squadra di livello 99. Questo è il mio problema, perché non ce la faremo mai. Oh mamma, siamo addirittura nello stadio. Oh, siamo anche in questo stadio qua noi. Ok, mi correggo, non riusciremo a fare neanche il possesso palla. Attenzione però, in qualche modo forse riusciamo a tirare. Forse il primo tiro lo possiamo riuscire a fare. Allora, ricordiamoci che questo io non lo posso usare, quindi dobbiamo usare la Soul. Mi sono dimenticato di cambiarla a Victor quando ho fatto il Mixmax, quindi è rimasto lì lo spirito che uso di solito, cioè Super Pegaso Alato, livello massimo Omega. Quindi adesso dobbiamo cercare di prendere palla, cosa impossibile, e ripassarla in mezzo. Ok, attenzione. No, maledizione. Ok, non ce la faremo mai. So quante volte l'ho già detto, però ci proveremo. Di certo non faremo 7 gol, però non si sa mai sul 70% di possesso palla. Io direi di puntare più su quello, non tanto sui gol, perché sicuramente non ce la faremo non potendo usare spiriti e pure non potendo non avendo giocatori in attacco fortissimi, perché non ne abbiamo. Quindi dobbiamo puntare più sul possesso palla, almeno un minimo dell'obiettivo sarà compiuto. Non so se, credo di averlo già detto, intanto prendiamo gol addirittura noi, perché è giusto così. Non possiamo usare neanche le tattiche, quindi io non ho neanche preso l'allenatore perché non serve. Dimmi che adesso lo para, dai Arion, JP, forza JP, almeno paralo, che poi usa la Soul. No, incredibile, abbiamo preso gol. Abbiamo addirittura preso gol. È assurdo questo, è assurdo. No, non ci posso credere. Ok, attenzione, abbiamo iniziato da schifo. Cosa che io mi aspettavo, però provavo lo stesso ad evitare. E non so come faremo però a uscirne da questa situazione, perché è veramente una cosa un po' strana. Non poter fare nulla. Perché abbiamo una squadra scarsa. Io qui potevo attivare la Soul del portiere, giustamente non l'ho fatto. Vabbè, adesso l'attivo, non c'è problema. Unico appunto che ti faccio sulla sfida che mi hai detto.
è la squadra avversaria, perché con questa squadra che sto utilizzando, come avrai già capito, non posso affrontare una squadra di livello 99, ma proprio non perché sono scarso io, perché proprio non si può, è impossibile vincere contro una squadra del genere. Adesso no. Qui per forza dobbiamo usare Ginga Rocket di nuovo con la Soul. Almeno questo lo pareremo, vero? Non possiamo usare neanche la Soul Strike. Dai che la pari questa. Dai JP. No, non ci credo. Non ci credo, non l'ha parata. 2-0. Ok, le prendiamo noi in questo video. In questo video le prendiamo perché non possiamo neanche segnare, non riesco ad andare avanti perché la palla rimbalza in quel modo là. Io adesso ricordo anche che ai tempi avevo anche imparato più o meno a controllare la palla bene su sto campo, però non me lo ricordo. Quindi noi siamo destinati a prenderle in questa partita, a prendere un sacco di gol perché sono già due. Perderemo con esse. Però non dico di andare a ribaltarla, però magari un gol per me sarebbe tanta roba. No, adesso no, fanno addirittura la connessione fulminea. Oh mamma mia. Se fanno anche la connessione fulminea e vengono in porta, sono ufficialmente fregato. Dai qualcuno che li anticipa. No, non l'hanno anticipato, maledizione. Anticipata. Dai, 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 Victor. No, no, è assurdo. Ah, ok, però no, l'abbiamo presa. Non c'è più lo scoppio lì. La palla non è più arancione, quindi. Quindi perdiamo lo stesso, perché adesso prendiamo un altro gol. Adesso mi auguro tanto di no, eh. Con questo valore magari. Eh no, però prima quanto aveva fatto? 700 circa? Forse la pariamo questa, forse la pariamo. Molto forse, però forse la pariamo. Evitiamo il terzo. No, 697, assurdo. JP, quanto fa schifo JP, maledizione. Come faccio io adesso? Come faccio? Ok, ritentiamo. Ripartiamo da centrocampo per andare magari in porta. Magari. Vai, ti prego, Riccardo, vai. Prendigli la palla. Dai, Riccardo. Oh, grande. Perfetto. Una l'abbiamo fatta. Uno scontro diretto l'abbiamo vinto. Incredibile. Attenzione, questo non lo vinceremo, però. Ho giusto questa impressione perché è così. Usiamo l'Impulse Harmony. Dai che ce la facciamo. Grande Riccardo, e sono due vinte. Due vinte. Due scontri diretti vinti anche per poco, è solo di 12. Però l'abbiamo vinto. Attenzione, forse tentiamo un gol. Qui lo tentiamo. Se non segniamo qui, la partita è finita e facciamo solo possesso palla. Proviamo al 70%. Anche se sarà dura perché con la palla che rimbalza in quel modo non credo neanche che riusciremo a farcela. Comunque noi proviamo a segnare. 953, pure bassino come valore. Ho dovuto passare questa tecnica dal Mixmax con Victor, quindi era la più forte che c'era. Attenzione, oh, addirittura, addirittura. Ok, no, 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 assurdo veramente. Qui dobbiamo solo provare il possesso palla, perché se no le prendiamo se proviamo soltanto a segnare. Dai, però anticipateli una volta. Oh, finalmente. Oh mamma mia, guardateli. Guardate, ok, è finito il primo tempo, ma un primo tempo da incubo. Vediamo quanto possesso abbiamo fatto, sicuramente meno di loro. 47, mamma mia, rischiamo veramente di fallire in un modo assurdo in questo episodio. Allora, dobbiamo prendere palla. Dobbiamo prendere palla e tenerla un po' noi. Io voglio concentrarmi sul possesso palla perché ho capito che il resto non ce la faremo a farlo. Quindi mi serve anche un giocatore un po' veloce che non abbiamo. Che non abbiamo, anzi, abbiamo soltanto preso un quarto gol. Addirittura, ok. Il mio obiettivo per questo secondo tempo sarà non prendere il quinto. Perché addirittura con un tiro normale noi riusciamo a prendere gol. Adesso farà più o meno 697 come prima. Ah, addirittura di meno. L'avversario invece l'ha aumentato il valore. Com'è sta storia? 4-0, ottimo. Cioè l'avversario che è senza soul, tiro normale, ha aumentato di valore. O almeno non è diminuito. Invece noi che abbiamo la soul è diminuito. Ottimo, grandi.
Teniamo palla, non so che altro fare. Perché... No, 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 volevo farlo correre, no. Io mi sa che userò una tattica, anche se non posso. No, invece ok, non ne ho bisogno. Ok. Idea cancellata, anche se potrei farlo dopo, se ne avrò veramente bisogno. Perché sennò io, guardate qua, questa azione io lo prendo al quinto, Perdo con esse. Mai sentita una cosa del genere. Mi sa che è la prima volta che perdo con così tanto scarto. Perché la squadra, come sapete, è quella che è. Attenzione. No, io la uso, mi spiace. Perderò la sfida, ma ormai è persa. Però pur di non prendere il quinto e di tentare un po' il possesso palla, la uso. Mi spiace però, mi scuso con chi ha proposto questa sfida, però lo devo fare. Teniamo un po' palla. No, 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 no. Ok, prendila, prendila con calma, Riccardo. Dai che sei il più veloce che abbiamo, anche se perderai anche tu palla. No, però magari posso usare la sua tecnica. Io uso ancora Olympus Harmony. Per tenere un po' palla. No, addirittura ha usato il blocco. Non ci posso credere, non ci posso credere. Dai, anticipa grande. Grande sorella di Tescato. No, no. Questo poi no, ma io mi devo arrabbiare. Ok, dai. Dai che gli salta. Ah. Guardate, ma è qualcosa di assurdo sta partita. Ok, dai, dietro. Passiamola indietro. Anche a JP. La tiene lì ferma, momento. Poi la passiamo di qua. Poi... No, quello è un avversario! Ah, no. Questa è stata epica. Non so per quale strana ragione ho confuso Maddy con una dei nostri. E ovviamente la pago questa. Questa la pago. Perché prenderò anche il quinto. Ok. Vediamo di quanto sarà... Ah, però... Però il valore l'ha aumentato. Però ha fatto il valore più alto di prima. Ok. Per una volta saremo noi a perdere con esse e non vincere. Però basta. Però basta. Sappiamo che segnare non possiamo. Vincere non possiamo. Vabbè, quello si sapeva fin dall'inizio. Almeno evitiamo di essere ulteriormente umiliati. Tipo così. Oh mamma mia, ho rischiato qua. E qui esce, invece no. No, no, non farti saltare che sennò qui addirittura l'autogol ci scappa. Ok. Oh mamma mia, dai, 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 un po' di possesso però lo stiamo facendo, Continuiamo così perché stiamo andando un po' bene. Oh mamma mia, guardate cosa è successo, cos'era un bug? Avete visto come rimbalzava male la palla? Ok, attenzione, mi sa che qui c'è scappato il colpo critico. No, nessun colpo critico. Però abbiamo vinto uno scontro diretto, non mi spiego come. Ecco, io qui guardando il radar in alto mi sono fatto sfuggire questo qua che arrivava. E di solo due perdiamo lo scontro. Io starei su di lui intanto perché sennò questo se ne va. Vabbè, se ne va lo stesso, perché non lo fermiamo neanche con Arion Piccolo. Mi sa che siamo costretti a usare un'altra misura estrema. Estremissima, direi. Attenzione però, mancano 15 secondi, non so se conviene. 70 non riusciamo a usare la marcia dei pinguini. Attenzione che passa il tempo. No, di 3 secondi, di 3 secondi, è incredibile. Di soli 3 secondi è riuscito a segnarci. No, ma questo è clamoroso. Questo è clamoroso. Non ci posso credere, dobbiamo usare la parata ardente. Oh mamma mia, come si è messi male. 6 a 0. Bella, ottimo. Questa è la migliore sfida finora mai fatta delle Pyro Battles, però oh, ci stanno anche queste, ovviamente non è una sfida, non è una serie dove bisogna sempre vincere, è una serie di proposte vostre. Io le faccio e al massimo perdo male, non c'è problema, però ricordo, magari la prossima volta, fatela un po' meglio questa sfida, perché se no finisce così, se no è veramente impossibile per qualsiasi giocatore di Nazuma Eleven vincerla. Perché contro una squadra di livello 99 non si può andare con Arion Piccolo e Vladimir Piccolo o Victor Piccolo. Vabbè, con tutti loro. Senza avere un solo giocatore per ruolo che è cioè che è forte.
Se io avessi avuto, che ne so, Trina in difesa, o anche, che ne so, vabbè, qualsiasi giocatore che ho allenato, anche Barga, ad esempio, e magari Arion a centrocampo e Bylong in attacco, anche solo con questi tre, magari qualche speranza ce l'avrei avuta, però così assolutamente no. Quindi direi che per questo video ci possiamo salutare, ho tre saluti da fare che sono per Axo Omega, Freak e Bella la Crema, non so perché, ok. Stavolta ti ho salutato, però evitate questi nomi strani. Magari un nickname, ma no questi nomi qua così. Vabbè, solo per dire. Ovviamente vi ricordo che io non facendo video da maggio, essendo ricominciato anche il mese, potete farvi risalutare. Anche se siete già stati salutati a maggio, oppure vabbè, in qualsiasi video di maggio o precedente. Ci vediamo allora al prossimo video. Ciao a tutti!